Comune di Firenze e Fondazione Destination Florence hanno lanciato la nuova campagna a marchio Enjoy Respect Firenze, il programma per sensibilizzare visitatori ad una presenza rispettosa, consapevole e sostenibile in città. È Florence is Alive, Treat It With Care, il vademecum di indicazioni e suggerimenti che segna un patto di ospitalità tra residenti e turisti, facendo leva sul senso di appartenenza che Firenze suscita come patrimonio dell'umanità. Previsto anche il coinvolgimento dei principali stakeholders locali, come Autolinee Toscane, Alia e Publiacqua, categorie di esercenti, tassisti e albergatori, Associazione Angeli del Bello e tutti gli operatori turistici del territorio, per raggiungere con questo messaggio anche coloro che stanno pianificando una visita a Firenze. Ci sono diversi messaggi che vengono dati all'interno della campagna. La nostra elettrice palatina sarà il personaggio che suggerisce al turista nuovi percorsi, nuovi prodotti turistici che vanno molto fuori dai grandi classici e tutte le modalità con cui si può accedere a questi prodotti, ma anche banalmente come si prenota un museo, qual è il museo con la maggiore fila, qual è l'orario di punta. Ma poi abbiamo anche il Marzocco, che è il custode della città e che invece in questo caso dà dei suggerimenti al turista proprio su come rispettare il cittadino, che la città la vive, nei palazzi ci dorme, quindi banalmente appunto di fare piano, di avere determinati comportamenti. È chiaro che sono processi lunghi che, come dicevamo, devono essere da tutti comunque sposati, da tutti gli stakeholder della città in qualche modo promossi, e come dicevamo cercheremo anche di, con la collaborazione degli studenti, di avere dei tutor turistici per strada per rendere il messaggio sempre più efficace e far capire che appunto Firenze è una città viva e in quanto tale va rispettata. Leonardo da Vinci indica la strada della mobilità sostenibile per una Firenze percorribile a piedi o in bicicletta e per l'uso del trasporto pubblico, e fornisce informazioni sulle regole per chi viaggia in auto. Nettuno, il biancone, dio romano dell'acqua, è l'ambasciatore dell'ambiente per un uso consapevole delle risorse naturali, acqua potabile e utilizzo dei fontanelli e raccolta differenziata. Dante Alighieri, visto che il cibo e il vino rivestono importanti ruoli simbolici nella Divina Commedia, invece incoraggia a godere delle bontà, della cucina locale e del talento dell'artigianato. Ed è l'ambasciatore delle botteghe storiche, degli artigiani, della cucina fiorentina e dei mercati storici. Oltre a questi 5 ambasciatori ce n'è un sesto, il Piccione, un ospite fisso delle nostre città, che ci induce a riflettere e ad apprezzare una città più pulita. Il Piccione simboleggia i comportamenti maleducati e quindi indica la strada del decoro della città, dell'uso dei piccoli cestini per i piccoli rifiuti, dell'utilizzo dei bagni pubblici e dell'uso delle aree verdi e delle panchine. È stato presentato in anteprima anche il nuovo Firenze Welcome Center, i cui lavori sono in fase di ultimazione, che aprirà i battenti come punto di accesso alla città e all'intero territorio regionale. Il Firenze Welcome Center, con ingresso da Piazza della Stazione 6, sarà il fulcro dell'accoglienza e dell'informazione turistica, completamente allestito e attrezzato con strumentazione digitale, accessibile, aperto a residenti, city users e visitatori.